Ciao, sono qui per mostrarti questa casa in Valle di Paglia. Siamo nel cantiere, la casa avrà una superficie di 300 metri quadri circa ed è per una giovane famiglia con dei figli. Oggi abbiamo proceduto con lo scavo di sbancamento e poi già vedere la pianta della casa. E poi già sul fondo il deposito del vetro cellulare che ci servirà per realizzare la fondazione e la platea calda. Le fasi del processo, dunque, per la realizzazione di una fondazione isolata è quella di fare lo scavo, mettere un geotessuto e mettere all'interno il vetro cellulare, che è proprio l'isolamento, uno spessore circa di 30 cm, sopra la platea. Perché la platea? Perché qui è un terreno con rischio di inondazione e si può avere il problema che la spinta dell'acqua viene dal basso, perciò serve un materiale opportunamente impermeabilizzato che contenga la spinta appunto della falda. Sopra poi verrà realizzata tutta la struttura in legno della casa con l'isolamento in paglia. Perciò è una casa con una corte centrale proprio qui dove sono. Qui ci sarà la zona giorno, qui il soggiorno e questo lato a est, appunto dove sorge il sole, ci saranno le camere da letto. La forma è stata studiata appunto con l'orientamento del lotto per privilegiare delle parti più soleggiate e parti meno soleggiate appunto per i fabbisogni, per l'energia, eccetera, eccetera. Ok, per oggi è tutto, ti saluto e con il prossimo video ti farò vedere la fase realizzativa della fondazione. Ciao!